Buongiorno a tutti, siamo con Roberto Galli alla testa di Tal Serramenti, un importante produttore bresciano di infissi, di legno, ma anche oramai anche in altri materiali, che è uno degli osservatori più acuti del mondo del serramento. E a lui abbiamo rivolto qualche domanda. La prima è relativa a che cosa sta succedendo sul mercato. La seconda è il fenomeno dei prezzi e quali sono le sue sensazioni, quali sono i suoi rilievi. E la terza domanda è relativa al riordinamento del sistema delle detrazioni fiscali per l'edilizia, la casa e naturalmente la serramentistica. Grazie Roberto Galli per essere qui con noi. Prego. Buongiorno a te. Allora, per quanto riguarda cosa sta succedendo sul mercato, diciamo dividiamolo in due il mercato. Uno è il tradizionale. Noi in azienda abbiamo diviso il tradizionale dal 110. Il tradizionale è in un momento positivo, diciamo positivo andante, nel senso di che la domanda, l'evoluzione, la voglia di intraprendere è veramente cresciuta. Poi noi operando prettamente al nord, la mia lettura è, diciamo, rivolta prettamente, diciamo, alle quattro regioni più importanti del nord. Abbiamo moltissime richieste, il lavoro si sta sviluppando in modo adeguato, ci sono molti progetti in corso, poi Milano è veramente ormai traina in maniera assoluta il settore, dunque tutto quello che si va a progettare diventa venduto ancora prima di essere completato, dunque è veramente un momento positivo. E questo è il mercato tradizionale, stiamo rispettando in pieno le nostre aspettative di budget, anzi la raccolta ordini per quanto riguarda il mercato, diciamo, normale è ottima. Per i 110, condividerei. Ti fermo un attimo invece per quanto riguarda i prezzi delle materie prime, dei semilavorati. Tornavo a quello. Sto dicendo, il vero dramma è che è un mercato che sta subendo in modo massiccio un aumento delle materie prime e la reperibilità delle materie prime, perché poi non basta neanche più pagarla a un prezzo assurdo per averla, perché è sparita dall'offerta, dal legno, la ferramenta è contingentata, i tempi di consegna sono lunghissimi, i vetri sono subito due aumenti, dunque la situazione è veramente preoccupante. Noi per fortuna avevamo un magazzino importante come legno e siamo sereni fino a settembre-ottobre, il momento in cui il mercato dovrebbe di nuovo riproporre in modo importante materia prima, diciamo, tagliata fresca questa primavera, perché il vero dramma è che quella prodotta lo scorso anno, che era poca, credo, i magazzini erano vuoti a gennaio e febbraio per domanda dei paesi che sono partiti prima di noi, che sono appunto la Cina e l'America. Ha rastrellato tutte le quantità possibili di materiale e è rimasto veramente pochissimo a disposizione. Dunque, noi speriamo che con i tagli nuovi e con i tronchi che hanno recuperato in questa primavera di poter avere da settembre in poi del lamellare adeguato in quantità adeguata. Oggi è veramente, stiamo chiudendo contratti a prezzo aperto, dunque, che non è sicuramente un bel modo di lavorare o un modo di approcciare a un'attività imprenditoriale. E per quanto riguarda le detrazioni. Guarda, io ti dico, noi come azienda stiamo approfittando in maniera importante del Superbonus, dunque per noi è diventata un'opportunità veramente grande. Era molto buona anche dal punto di vista marginalità fino a 3 mesi fa, oggi invece con il prezziario dei la marginalità si è ridotta in maniera assoluta, ma per colpa delle materie prime, dunque si è ridotto un po', diciamo, quello che era l'aspettativa di un mercato che comunque richiede una capillarità di distribuzione. Noi, quando parliamo di Superbonus, parliamo solo del 110 rivolto a case singole, a case schiera, che è un segmento di qualità, perché quando tu accennavi all'ecobonus, diciamo che l'ecobonus ha premiato sicuramente per quanto riguarda il settore dei serramenti, ma ha premiato prettamente il settore dei serramenti PVC, perché quando tu vai a stabilire un prezzo fisso a prescindere dalla qualità, sicuramente il prodotto più basso dal punto di vista dell'offerta, io non parlo di punto di vista tecnico, non voglio entrare in merito in questo momento, non è questo il luogo, ma per quanto riguarda il prezzo, se tu fai 6,50 metro quadrato più posi in opera, che tu dia un serramento in PVC in massa o dia un serramento in legno alluminio, credo
la marginalità diventi veramente diversa. Dunque, diciamo che l'eco bonus ha premiato il serramento in PVC e con molta amarezza, diciamo, ha premiato anche moltissime importazioni. Cose che invece, per quanto riguarda il super bonus, essendo riparametrato in funzione della qualità del prodotto, il prezzo che lo Stato contribuisce ad erogare alle aziende, si è alzata moltissimo la qualità della domanda e dunque si va moltissimo sul legno alluminio, e questo sicuramente ha riequilibrato, diciamo, le opportunità tra le varie aziende. Dunque le aziende del legno e del legno alluminio hanno recuperato, diciamo, quella capacità produttiva e di offerta che con l'eco bonus era nettamente diminuita. Dunque si era svilito un po' la scelta, certo, e si è andato prettamente sul prezzo. E quindi, se colgo la tua idea, addirittura proporresti un eco bonus differenziato in funzione della qualità del materiale, del serramento, delle sue prestazioni e così via? Beh, io credo che se diamo un contributo che è a supporto del valore del prodotto, deve essere differenziato in funzione del prodotto che do. Cioè, l'appiattire il contributo vuol dire portare comunque a una scelta strategica del mercato e a avvantaggiare una categoria, a svantaggiarne un'altra. Io credo che la cosa corretta è dire: io do un contributo del 50, del 60, del 70, del 30, la percentuale, lì poi non tocca a me purtroppo deciderla, ma sul valore di mercato di quel prodotto. Appiattirlo in maniera così drastica a un prezzo, a prescindere da cosa offri, credo che sia veramente un'offesa alla scelta del prodotto e a quanto si possa produrre, specialmente se poi parliamo del Made in Italy, insomma. Credo che di tutto il discorso la valenza vera è quella che stimola il mercato e che dà comunque un contributo importante allo sconto in fattura. Il credito d'imposta permette una pulizia dal punto di vista, cioè, diciamo, lo sconto in fattura, una pulizia dal punto di vista degli anni, perché uno dice: se è 3 anni, ok, se è 5 o 10 è un problema che diventa dall'azienda che vende, della sua capacità di smobilizzare, e sicuramente sul prezzo di vendita che si va a applicare si caricheranno quei costi che sono i costi dello smobilizzo, dello sconto in fattura. Oggi con lo sconto in fattura noi credo che facciamo il 90% o 95% di sconto in fattura, nessuno vuole farsi carico né dei 3, né dei 5, né dei 10 anni. Cioè, il privato normale preferisce sapere oggi cosa spende, al limite si fa carico di qualche euro in più che sono poi il costo dello smobilizzo, dello sconto in fattura, ma non vuole andare a fare una dichiarazione di redditi per 10 anni, dedurre 700 euro, 800 euro, 1000 euro, è macchinoso. E, insomma, lo sconto in fattura ha risolto molti problemi. Sicuramente c'è da capire quanto questo poi riesce ad assorbirlo la parte finanziaria, insomma, che sia bancaria o sia delle assicurazioni o delle poste o di chi per esso, che possa acquisire questo sconto in fattura. Dunque, alleggerire su quello, e quello secondo me risolve il problema di 3, 5, 10 anni. C'è qualche altra semplificazione che si potrebbe introdurre? Guarda, per quanto riguarda il 110%, noi calcolo che facciamo 95% 110% e 5% 50%, per la motivazione che ho detto prima, che noi non vendendo PVC, noi insomma, non affrontiamo questo mercato, è per noi molto più marginale. Beh, la semplificazione dal punto di vista burocratico, allora, è che il sistema finanziario dia un supporto alle aziende. Il fatto che la maggior parte delle banche usi Deloitte o qualsiasi altra agenzia ancora per ricertificare quello che hanno già asseverato dei professionisti e che ha messo visto in conformità un altro professionista. Dunque, se io reputo che questo professionista deve dare un'assicurazione per il lavoro svolto e l'altro vada a dare una certezza della fattura, che il sistema bancario si rivolga ancora a delle agenzie che fanno lo stesso lavoro e chiedono all'azienda una montagna di documenti, allungando anche i tempi di realizzo, di smobilizzo del credito d'imposta, credo che sia veramente la cosa più complicata. Per il resto io dico, l'unica cosa che bisognerebbe fare è allungarlo negli anni, poi abbassarlo a 70-65, che lo faccia chi vuole mettere dei soldi propri. Io su 110 ne beneficio come azienda, ecco, poi come cittadino privato, dove so che anche i miei, diciamo, le mie tasse vanno in tasca a chi ha fatto l'intervento al 110%, non è che sia soddisfattissimo, però direi che portarlo al 70% potrebbe essere una scelta importante,
il privato viene coinvolto in maniera diretta a mettere del denaro, diventa un, così, un modo per coinvolgere chi acquista a trattare il prezzo, a scegliere il prodotto, e lo Stato si sente un po' più garantito. Ecco, io lo porterei lì, e va allungato non 3 anni, va allungato 10 anni, 20 anni, perché questo, l'Italia per sistemarla c'è bisogno non di 3 anni. Qui, in 3 anni, che sembra l'ipotesi più ottimistica, faremo il 10% di chi ha voglia di fare questo intervento. Perché quindi, quindi ci vogliono programmi di medio-lungo termine. Anche per noi aziende, io dovrei oggi assumere 30-40 persone. Andrò ad attingere a qualche mio fornitore esterno, perché non posso assumere 40 persone oggi, se poi fa 3 anni questo tipo di mercato va a svanire o a diminuire. Dunque, anche per noi imprenditori abbiamo bisogno di certezza, abbiamo bisogno di dare sviluppo, possiamo partecipare benissimo alla crescita del PIL italiano, possiamo dare veramente del valore aggiunto, però a investimenti così brevi fai fatica ad impegnarti. Parlarne oggi, anziché 2 anni fa, lo scorso anno, è un altro mondo. Cioè, si è aperto veramente un mondo nuovo, cavalchiamolo bene, con onestà, con trasparenza, che è la cosa più importante, e con tanta volontà. Però è un'opportunità che a non cogliere facciamo veramente male. Cioè, ecco, abbiamo bisogno di allungare i tempi, abbiamo bisogno di fare programmi, ha sempre detto, i programmi per le aziende, come per qualsiasi entità produttiva o finanziaria, non si può fare a 1 o 2 anni, cioè non ha senso. È un'attività che va a dire, questo bonus, super bonus, medio bonus, andrà al 70%, al 60%, ma con l'aiuto dello sconto in fattura e con la voglia che abbiamo messo negli italiani di rimettere a posto casa propria, perché questo, il merito di questo 110% ha fatto pensare alla gente di sistemare casa, e questo è una cosa impagabile, perché ha creato un'esigenza.